siamo con i rondomares. Ecco, in italiano rondini di mare. Esatto, rondini di mare. Perché rondini di mare? Perché è un uccello che in estate è in Scandinavia e in inverno va verso il Mediterraneo. E c'è una colonia molto importante in Catalogna, Delta dell'Ebra. E Peter ha trovato questo nome per il gruppo perché è un uccello nomada come noi, mm-hmm. e unisce il nord e il sud. E noi unisciamo il nord e il sud. Ma che vive soprattutto sul mare? Sì, come noi. Quindi che veniamo... va proprio sull'acqua, rasenta? Sì. Sì. E becca i pesci? Sì. Sì. In modo sì. là. Sì, è sì. bello questo, questa visione, sì. Sì. anche a livello musicale. Sì, perché molte delle nostre canzoni sono legate al mare. Mm. Al mare. Quindi quello che vi unisce dal nord Europa fino a sud dalla Spagna, quindi dalla Norvegia alla Spagna, è il mare. È il mare. Sì. Totalmente. Totalmente. Che ci siamo conosciuti come studiante di musica e molte volte... Dove? Dove? A Basilea. Ah, Basilea. In Quindi Svizzera. Proprio in un'altra terra, nell'Europa centrale. Molto centrale, sì, 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 sì. E in queste feste che abbiamo fatto come studenti, no? Alla notte, tarde, tarde, Peter, ognuno cantava un pezzo della sua... Terra, no? Terra. E Peter cantava sempre in norvegese, un canto bellissimo. Io cantavo il marinaio. E cantando queste canzoni ci siamo resi conto che c'è molta più connessione dalla Norvegia e la Catalogna che si sente. No? Ecco, voi cantate anche... pezzi sefardisti. Ecco, come avete scoperto questa lingua che poi è una lingua che unisce più popoli, la lingua sì. sefardista, quindi anche l'ebraico. Esatto. Ebraico, nord dell'Africa anche. Sì, e la musica sefarad è scritta in ladino, che è uno spagnolo molto antico con parole ebraiche. Ma molto vicino dal spagnolo. Io che sono catalana spagnola, il ladino lo comprendo bene. E è una musica che la mia mamma, Montserrat Figueras, una bellissima cantatrice, cantava già moltissimo da giovane. E lei ha fatto tanti dischi sopra i canti sefarad. E anche nella nostra famiglia siamo... un po' sefarad, perché in Spagna c'erano le tre culture, l'arabe, la giudeva e la cristiana. E quindi questo rapporto molto stretto tra musica araba, africana e spagnola. Sì, sì. Perché c'era una forte migrazione anche dei nord africani in Spagna. Totalmente. E questo anche si sente in Las Cantigas, che abbiamo fatto all'inizio del concerto. Abbiamo fatto una cantiga cristiana e dopo una cantiga morisca, con un ritmo molto complesso, molto tipico arabe, irregolare. E questo è molto interessante di vedere nella musica iberica, c'è queste tre influenze, l'arabe, la giudea e la cristiana. E per questo la musica spagnola è anche speciale, no? Perché ha questo colore diverso. Peter. E come nasce il tuo amore per la musica medioevale? Penso che è molto possibilità con questa musica. È solamente la melodia, normalmente, solo una monodia. E per me è molto importante la fantasia nella musica, che hace los arreglos, la creatività. E nella musica medievale la creatività musicalmente è molto molto importante e la storia anche il testo è molto importante perché sono palabras largas come le
canciones de trovadores y este me interesa mucho. En el tu país. En mi país anche hay questa tradizione di cantare canzoni molto larghe con una storia con molta, molta strofa. E quale rapporto c'è tra la vostra musica e anche quella italiana, dove in Italia, per esempio, la musica trovadorica è molto utilizzata ancora oggi? Noi abbiamo studiato musica antica e una parte della musica antica, la più importante, è la musica italiana. Sì. E abbiamo un grande amore per il Rinascimento e il primo barocco. Monteverdi, Caccini, Frescobaldi, dopo c'è Scarlatti, Vivaldi, Corelli, anche Handel, se non è italiano, ma ha scritto tanto in italiano. Allora, sì, e Monteverdi è per noi è come un grande maestro del canto, del recitar cantando, no? Per questo anche abbiamo imparato italiano, perché l'italiano è importantissimo. L'opera italiana, sì, sì, sì. Che vedo anche nella vostra musica, ecco, nel vostro canto noto molta dell'opera, sì, italiana, quindi la musica operistica italiana. Sì. Nelle vostre tonalità. Sì, sì. Oh, tu lo hai fatto molto, più che me, forse? Sì. Hai cantato Bellini, Rossini. Sì, sì. Sì, sì, tutti. Puccini. Tutti la bel canto, no? Tutto il repertorio bel canto. Sì. Quindi il fascino del bel canto vi attira sempre. Sempre. Ecco, e dove sta la modernità nella vostra musica? Ecco, rispetto per esempio a quello che è il rapporto con le nuove generazioni, che possono vedere nella vostra musica antica come una operazione solo di conservazione. Credo che la improvvisazione, che è molta improvvisazione in questa quindi musica. Quindi c'è improvvisazione, sì. Quindi c'è sperimentazione. Sì, totalmente. Sì, questa è molto, è una lingua direttamente con il pubblico. Sì. Non è algo de museo. Qui non è è viva. È viva. Quindi no, diciamo noi in italiano mummificata, non è mummificata, è viva, quindi è in evoluzione. Sì, è il bello della musica antica, che ha qualcosa molto diretto, no? Sì. Tu hai queste danze, hai questi canti, sì. Che si possono, per questo la percussione che ha fatto David Majoral, tutto il flauto, tutti gli strumenti di vento di Ian Harrison, no? C'è tanta improvvisazione, ma anche strutture molto classiche, molto barocche, come ostinato, come folias, tarantellas, chaconas. Ma poi avete fatto anche un po' di country pure stasera. Di country. Sì, un po' di bluegrass. Di bluegrass, sì, sì. Di country. Sì, io bueno, credo che il bluegrass, sì, bluegrass è molto ispirato, è una tradizione americana. Antica, sì. Che sì. Viene dai trovatori. Certo, viene dai trovatori e viene quindi dalla cultura della musica europea. Sì, 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 come il Kejun, compresi Kejun. Sì. Esempio, sì, sì. Oltre al bluegrass e quindi al country. Sì, si canta molto diritto, senza vibrato, no? Molto sì, sì. In la naturale, maschera. Molto naturale. È naturale. Ecco, cosa direste ai giovani per avvicinarsi a questa musica? La musica antica è per me una musica molto diretta, molto fresca, gioiosa, dove c'è spazio per la creatività, per l'improvvisazione. Si deve imparare il stile, le regole di ogni epoca, medievale, rinascimento e barocco, ma è una musica che ti dà molto, perché puoi mettere anche molto di te, personalmente. Sì, molto personalmente, sì. E molto diretto. Molto... Sì, molto diretta, non ha... Specialmente come cantiamo insieme, Arianna e io,
è molto personalmente. Sì, gli dai sempre un input personale. Sì, un touch. Una traccia, sì. Una sì. Traccia sì. Personale. Yes, non, non è standardizzata. No. Questo è vero. Sì. Sì. Quindi non è come una sonata di Beethoven. È sempre in progress. Sì, sempre in progress. E ogni concerto diverso. Ogni concerto diverso, sì. Ieri a Minervino abbiamo fatto. E questa cose, è la bellezza dei concerti dal vivo. Diverso. Sì, sì, sì. Concerti dal vivo sono belli perché devono essere diversi uno dall'altro. Sì. E questo dà il segno che c'è un'evoluzione. Sì. Sì. E che non c'è invece una conservazione. Sì, sì. Esatto. Quindi a usare sempre gli stessi standard. Sì. Sì, sì. Perché il posto ti ispira, il pubblico ti ispira. Sì. Allora, quindi fai il paesaggio, il momento musicale. Che, quindi il paesaggio ha una forte influenza sulla musica. Fortissima. Sì. Per noi sì. Quindi questo legame tra paesaggio e musica, che è proprio una delle caratteristiche di suoni della Murgia. Sì. Cioè la musica che deve incidere e deve avere un rapporto stretto con il paesaggio, con la cultura del luogo. Sì. E questo è bellissimo, e per noi è un'esperienza meravigliosa essere sì. qua. Bene, sì. Io vi ringraziamo, sì, io vi ringrazio e soprattutto per quello che avete donato e quello che continuate a fare in giro per il mondo, con l'augurio che l'arte, la musica, sia strumento di pace. Sì, esatto. È vero. Sì, sì, sì. Sia sempre così. Sì. Grazie. E grazie.